Buonasera. Buonasera a tutti, grazie per la partecipazione, grazie soprattutto a Pasquale Ficocelli per questa opportunità che dà ai cittadini di poter seguire questa importante assemblea pubblica che noi ogni anno organizziamo per quanto riguarda l'approvazione del bilancio e soprattutto per far capire ai cittadini la rendicontazione dell'anno passato. Naturalmente registriamo ancora una volta la non tanto presenza di cittadini in questa sala consiliare e questo diciamo è un punto di rammarico per chi fa l'amministratore, perché io ritengo, ma credo che posso parlare a nome dell'intera amministrazione, che soprattutto nel periodo in cui si approvano i bilanci dei comuni, credo che sia fondamentale ed importante poter avere un confronto democratico e civile con i cittadini, perché l'amministrazione decide di fare tante cose, però non avendo un riscontro, non avendo un confronto con la cittadinanza, questo diciamo è un po' freddo con chi amministra. Chiaro è che esistono i social, dove mai come in questo momento sono così proliferi nell'essere un grande volano di informazione. Però io ritengo che quando si parla di atti pubblici, quando si parla di bilanci o quando si parla di lavori pubblici, non può essere messo solo e soltanto su due righe su un post su Facebook. Credo che sia fondamentale e indispensabile avere questo confronto diretto con la cittadinanza. Certo, questo è anche ancora un momento brutto dopo il post-Covid che ha fatto tanti danni, ma credo che questo sia ancora un momento difficile da far capire alla cittadinanza, perché il Covid forse ci ha ancora di più messo nelle condizioni di non frequentare le associazioni, la vita politica e tutto ciò che è un confronto diretto. Ma comunque a tal proposito ringrazio ancora una volta Pasquale Ficocelli e Teletrio, perché tramite le reti di Teletrio si può diciamo ascoltare quello che è l'andamento di questa amministrazione. Quindi questa sera parleremo di piano nazionale di ripresa e resilienza, parleremo di lavori pubblici, di dosso collinare, randagismo canino e felino, soprattutto rendiconto di gestione e il bilancio, la programmazione del 2023. Quindi abbiamo inteso che ogni assessore, ogni consigliere faccia il proprio intervento su quello che è il ramo di appartenenza. Poi è chiaro, se qualcuno dal pubblico vuole farci qualche domanda, noi siamo qui a rispondere celermente. Quindi non mi dilungo ancora di più, passo la parola all'assessore Fragnelli che parlerà di rendiconto, di bilancio e di quant'altro sono gli investimenti di questa amministrazione. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, benvenuti e bentrovati. Abbiamo deciso, come ogni anno, prima dell'approvazione del bilancio in Consiglio Comunale, di condividerlo con la cittadinanza, con lo strumento dell'assemblea partecipativa, proprio per raccogliere dalla cittadinanza dei consigli, degli stimoli sulla nuova programmazione. Stasera volevo fare con voi brevemente un excursus sul risultato dell'amministrazione dell'anno 2022 che poi si riflette nel bilancio 2023. E ogni anno gli enti entro il 30 aprile, quindi l'abbiamo già fatto in Consiglio Comunale, stasera vi do insomma qualche dettaglio, e gli enti locali chiudono i conti riferiti all'esercizio precedente. E quindi entro il 30 aprile abbiamo chiuso il rendiconto dell'esercizio 2022. Anche quest'anno il Comune di Faggiano ha chiuso i conti in ordine e con segno positivo, quindi si è registrato anche quest'anno
relativamente all'annualità 2022 un avanzo di amministrazione, un risultato positivo, di un risultato di 3,8 milioni, ormai un trend che stiamo conseguendo da diversi anni e che quasi insomma non sortisce alcun effetto perché siamo quasi abituati. L'anno 2022 è stato un anno particolare, l'anno in cui il Covid, insomma, dovevamo essere fuori dal Covid, doveva essere l'anno della ripresa. Purtroppo a febbraio siamo caduti nel baratro di una guerra che ci è caduta tra capo e collo in maniera, insomma, non eravamo preparati e che tutti sappiamo oggi quello che ha determinato nel corso del 2022 e ancora ne subiamo gli effetti adesso. Quindi caro bollette, energia, caro gas, carburante, l'aumento incontrollato dei prezzi, ognuno di noi ha visto raddoppiarsi le bollette, potete immaginare quella di un ente, no? Che paga la luce pubblica per le strade, per la scuola, per gli edifici pubblici, quindi insomma il costo si è raddoppiato anche per l'ente. Nonostante tutto, insomma, siamo stati in grado di di contenere questo aumento di costi mediante l'applicazione dell'avanzo. Ecco, proprio quell'avanzo che è stato conseguito, quel risultato positivo che è stato conseguito negli anni è stato riversato nel bilancio, nelle casse dell'ente, proprio per far fronte, per tamponare questo aumento indiscriminato dei prezzi, del caro bollette, delle energie, e quindi siamo stati in grado di non determinare l'aumento di nessuna tariffa. Nel 2022 ci sono stati tanti investimenti, li abbiamo visti anche durante il Consiglio Comunale. Abbiamo applicato 230.000 euro di avanzo che sono serviti gli investimenti che sono stati fatti con risorse proprio di bilancio. Tra tanti ricordo per esempio il tratto stradale della discesa di Rocca di via Skanderberg con il marciapiede, ripristino del marciapiede e dell'illuminazione che lì mancava, il tratto stradale di via Trento, il tratto stradale di via Vittorio Emanuele fino alla posta, la pista personalizzata fino alla posta, e la pulizia per ben due volte del canale Maestro. Ma anche con l'applicazione dell'avanzo, dicevo, abbiamo messo mani anche al caro energia, alle bollette e anche all'aumento del costo dello smaltimento dei rifiuti, tematica che affronteremo a parte. E tanti altri investimenti che sono stati intercettati e realizzati nel 2022, per esempio il rifacimento del campo di bocce, io ho dovuto prendere nota perché l'elenco è molto lungo, e la pavimentazione del parco giochi in piazza Aldo Moro, che solo quella è costata 70.000 euro, l'efficientamento energetico della sala consigliare, no? Vedete che nella sala in cui siamo adesso c'è stato fatto un controsoffitto con l'abbassamento del tetto e l'impianto di riscaldamento, raffreddamento e anche dell'illuminazione a LED. E l'efficientamento anche del corso del centro storico con la sostituzione delle lampade con tecnologia LED. Al cimitero è stato installato un nuovo colombario, è stata fatta la manutenzione della cappella, ripristino della sala mortuari, della rampa per l'accesso ai diversamente abili, un bagno adibito ai diversamente abili. Sono stati avviati lavori e affidati i lavori dell'impianto di distribuzione delle acque reflue. Abbiamo fatto la convenzione con l'ARIF per la manutenzione ordinaria della nostra zona pinetata, per il taglio degli alberi, delle precese, per l'apertura delle vie tagliafuoco. E tanti sono anche stati gli investimenti che abbiamo intercettato per il tramite del PNRR. E quelli tra i tanti l'investimento per il finanziamento per la digitalizzazione, per il cloud, per il pago PA, perché ormai tutto si deve permettere al cittadino di essere autonomo dal sito del comune e di attingere tutti i certificati in maniera autonoma senza recarsi in comune, avere insomma il suo cassetto. E abbiamo anche vinto un finanziamento per la scuola innovativa in via Monteserro, un finanziamento di 1,6 milioni a cui sono stati affidati i lavori di recente.
la mensa, abbiamo vinto un ulteriore finanziamento di 350.000 euro per la mensa, una mensa nuova con una tecnologia green, con l'alimentazione a pannelli con l'efficientamento energetico, quindi alimentazione a pannelli solari, il passaggio dal gas all'elettrico con l'installazione di nuovi elettrodomestici, caldaia e strumentazione innovativa. Naturalmente non è mancata tutto questo la manutenzione ordinaria dei beni immobili, del cimitero, delle zone verde. Siamo stati vicini anche per quanto riguarda le associazioni a dare contributi a sostenere le nostre associazioni del luogo, che sono quelle insomma che poi tengono viva la cultura e le attività del nostro paese. Quindi dicevo, il 2022 si è chiuso con ottimi risultati e che hanno dato la possibilità di aprire il nuovo bilancio, quello che ci accingiamo poi ad approvare, già con un'iniezione di liquidità, perché già nel nuovo bilancio abbiamo applicato un avanzo di amministrazione di 90.000 euro per far fronte, come dicevo prima, al caro energia e non mettere mani alle tariffe, alle imposte, perché comunque per quanto se ne dica ancora gli aumenti non sono diminuiti, cioè non ci sono stati delle nuovi abbassamenti del costo dell'energia, i ristori per i comuni sono terminati, e lo Stato ha previsto dei ristori per il caro bolletta, ma per noi nell'ordine di 13-14 mila euro, che insomma ben vengano, però non riescono a far fronte a quello che è la spesa in generale. Quindi il bilancio 2023 è ricco di nuovi investimenti che andremo a fare nel corso dell'anno, di cui vi darà evidenza l'assessore Vergine. Continua a lato welfare ad essere vicino alle famiglie che in questo momento vivono qualche situazione di difficoltà economica mediante strumenti di sostentamento al reddito, no? Continuiamo, come sapete, sempre a finanziare con fondi nostri il servizio civico, che ormai non esiste più lato ambito piano di zona, quindi è uno strumento che sosteniamo noi con fondi di bilancio e che, come saprete, abbiamo anche aumentato il contributo che viene dato ai volontari che contribuiscono insomma a collaborare con l'ente nelle attività che rientrano nelle loro attitudini. E continuiamo a sostenere le associazioni, perché quest'anno insomma il calendario è di nuovo, torna ad essere ricco di tutti gli eventi che avevamo precedentemente prima della pandemia. Stiamo ritornando con i centri estivi che inizieranno a breve, quindi insomma si riprendono tutte le attività che c'erano precedentemente e insomma si cerca di tornare alla normalità. Quindi dicevo, il bilancio 2023 vede invariati i servizi e vede invariata anche la politica tributaria, quindi non ci sono stati aumenti lato IMU, addizionale comunale, i servizi a domanda individuale, quali la mensa, lo scuolabus e le colonie per i minori, il soggiorno climatico, il soggiorno delle terme per gli anziani non hanno subito alcuna variazione. L'unica variazione che è stata apportata l'anno scorso è stata quella circa lo scuolabus, con un aumento di 3 euro, soli 3 euro al mese, perché c'era stato l'aumento del costo del carburante e quindi il già minimo ticket che viene versato non riusciva a contribuire la soglia, il limite previsto dalla legislazione del 36% del costo del servizio, e quindi siamo stati invitati ad aumentare, a fare un aumento simbolico per mostrare insomma alla Corte dei Conti che comunque i costi vengono contenuti, vengono coperti nel limite previsto dalla legge. Volevo aprire un capitolo a parte per quanto riguarda la TARI, la tassa sui rifiuti. Come sapete, in questi giorni stiamo mandando le nuove bollette relative al ruolo 2023. Il 2023 rispetto al 2022 ha subito soltanto un'indicizzazione Istat del 5%, quindi le bollette che stanno arrivando, abbiamo detto già
durante l'approvazione del bilancio, riportano un aumento che va per l'unico occupante di 5 euro a 20 euro per 6 occupanti nell'ordine di un immobile fino a 100 metri quadri, quindi i parametri che si calcola sono per immobili standard di 100 metri quadri con un occupante a 6 occupanti. Ovviamente il capitolo rifiuti è un capitolo particolare. Quello della Tari, da un lato sappiamo che la normativa sta andando in continua evoluzione, prima erano i consigli comunali che approvavano le tariffe, si facevano il piano economico finanziario di quanto costava il servizio rifiuti e da lì determinavano le tariffe. Da quando è subentrata prima AGER, l'Agenzia Regionale dei Rifiuti, che doveva un attimino aiutarci nella gestione del sistema rifiuti, e poi l'autorità garante per i rifiuti, ARERA, che in un primo momento era un'autorità garante per l'energia elettrica, l'acqua e il gas, no? Lì dove si fa anche, che ha istituito il bonus per i meno abbienti, il bonus sulle bollette del gas, della luce, è entrata a far parte anche del settore dei rifiuti. E qui il sistema è stato stravolto. I comuni sono stati esautorati dal loro potere, non sono più i comuni che approvano le tariffe, ma il comune che fa? Invia solo i dati dei due anni precedenti, quindi abbiamo qui, si crea una discrasia tra quanto paghiamo oggi, che sappiamo che i prezzi sono aumentati all'impazzata e il costo di smaltimento è arrivato da 50 euro a 180 euro a tonnellata, con quelli di due anni fa, e quindi il comune invia a questa authority questi dati e sono loro poi che elaborano per noi il piano economico finanziario, ci viene, ci ritorna al comune e il consiglio comunale deve approvare questa elaborazione, questo PEF che già insomma è stato approvato prima da AGER e poi da ARERA. Quindi è un piano che copre tre anni e che di anno in anno fa un aumento, soltanto lo indicizza alle tariffe Istat e ha un aumento del 5%. Da un lato abbiamo visto in questi anni l'aumento delle tariffe, perché purtroppo noi, come più volte abbiamo detto, scontiamo l'assenza, la mancanza, la penuria di impianti pubblici. Il fatto di non avere gli impianti pubblici non fa da calmante, non riesce a calmierare i prezzi, perché gli impianti sono in mano privata e sono loro che fanno il bello e il cattivo prezzo. È l'Agenzia Regionale dei Rifiuti che dice al comune di Fagiano di andare a quell'impianto e non a quell'impianto, quindi tutto il sistema è tutto preimpostato, ci dicono dove andare, gli impianti sono pochissimi in Puglia, sono rimasti 4 o 5 impianti, e sono loro che dettano, che hanno il potere. In questo discorso storico le tariffe sarebbero dovute diminuire. Ci avevano detto che avremmo avuto i rimborsi sulle tariffe delle annualità precedenti, e questi rimborsi, perché siamo arrivati a pagare anche 200 euro a tonnellata, cioè oggi la differenziata per noi è un obbligo. Però purtroppo, come sanno i cittadini, non si risparmia con la differenziata. La dobbiamo fare perché non è più neanche l'obiettivo fare la differenziata è lo strumento per raggiungere l'obiettivo UE di rifiuto zero, di riciclo al 70%, però purtroppo se pago l'umido 200 euro, quanto pago il secco 180, pure un bambino dice non mi conviene fare la differenziata, tanto vale che butto tutto nel secco residuo. Però purtroppo questo non ci è consentito, perché se non facessimo la raccolta differenziata, non raggiungessimo le percentuali minime di raccolta differenziata, che oggi sono il 65%, noi sfioriamo l'80%, quindi insomma siamo abbondantemente oltre, avremmo delle sanzioni che si ripercuoterebbero a pioggia, prima sull'ente e poi sul cittadino in bolletta. Però qui lo strumento non funziona, perché da un lato ci dicono la tassa sui rifiuti deve essere totalmente pagata dal cittadino, ma da un altro c'è l'autorità che ci dice questo prezzo, questo è l'importo del vostro piano economico finanziario che dovete dividere tra la cittadinanza. Beh, purtroppo il nostro piano economico finanziario, nonostante quei minimi aumenti di cui dicevo prima, dai 5 ai 20 euro,
non riescono a coprire il costo del servizio, quindi il comune fa fronte con fondi di bilancio a coprire il costo del servizio che è diventato esagerato. Ci avevano detto che avremmo avuto i rimborsi sulle tariffe pagate al cancello, così si chiamano, sulle tariffe di smaltimento per l'umido e per il secco, che erano arrivate a 200 euro, e quindi avremmo dovuto avere il rimborso che avremmo ributtato sulle vostre bollette, sulle nostre bollette, e avremmo tutti sortito un piccolo risparmio. Purtroppo un impianto ha fatto ricorso ad ARERA, che poi è lo Stato, è un'autorità garante, e l'impianto ha vinto dicendo: ma sei tu che mi devi determinare le tariffe. E qui si crea di nuovo una seconda discrasia, perché se un privato fa ricorso allo Stato e vince, l'ARERA rappresenta l'autorità, rappresenta lo Stato, vuol dire che tutto il meccanismo che hanno messo in piedi qualcosa non funziona, perché altrimenti il ricorso non sarebbe stato perso. Pertanto quei rimborsi non ne vedremo più e gli impianti continueranno a determinare le proprie tariffe. La strada alternativa per non avere questo aumento da parte sconsiderata da parte degli impianti qual è? Dotarsi di impianti pubblici, che purtroppo ancora non ne abbiamo a livello regionale, ma che sono stati introdotti nel nuovo piano rifiuti della Regione Puglia, quindi vedremo da qui a qualche anno dei nuovi impianti, probabilmente essendo di natura pubblica, di proprietà pubblica, sicuramente riusciremo ad avere delle tariffe calmierate. Ma nel frattempo l'altra chance è quella di andare a conferire i nostri rifiuti fuori regione e quindi avere uno sconto di tariffa, ma forse pagare quella differenza come trasporto, perché il rifiuto dobbiamo portarlo fuori regione, il costo del trasporto purtroppo incide. Abbiamo tra virgolette minacciato come comuni questi impianti, abbiamo detto loro all'unanimità che avremmo lasciato gli impianti della Regione Puglia e saremmo andati fuori regione. Questo è servito minimamente a non determinare ulteriori aumenti, però sempre di 180 euro a tonnellata stiamo parlando, più le penali che purtroppo ci vengono addebitate perché il nostro umido non è perfettamente puro, cioè non c'è soltanto umido, ogni tanto succede che all'interno si rilevi qualche parte di alluminio, di plastica o di vetro, e quindi questo determina l'impurità del nostro umido. A me all'Ager hanno detto che un buon umido ha un'impurità del 5%, un buon umido viene considerato un buon umido con un'impurità del 5%. Purtroppo gli impianti applicano tariffe, applicano maggiorazioni 30 euro a tonnellata per i 4 mesi successivi, quindi da 180 andiamo a 220, per i 3 mesi successivi anche per l'1% di impurità. Quindi da un lato c'è l'Agenzia Regionale dei Rifiuti che mi dice fino al 5% è un buon umido, però già l'1% viene dai penali. Abbiamo provato anche qui, io personalmente con l'ufficio tecnico abbiamo scritto all'Ager, abbiamo spiegato la situazione, però purtroppo l'impianto è di proprietà privata e ciascuno a casa sua fa il bello e il cattivo tempo. Questo era un po' per spiegarvi il perché di questa Tari. Non si esclude che negli anni prossimi, insomma, siccome il PEF si fa con i costi dei 2 anni precedenti, l'anno prossimo andremo a lavorare sulle tariffe di cui vi parlavo prima, di 200 euro a tonnellata, e quindi purtroppo questi sono i dati che andremo a consegnare all'agenzia che ci farà poi, all'Agenzia Regionale dei Rifiuti, che ci farà poi l'elaborazione, e purtroppo può essere che questi aumenti si possano determinare. Fino adesso abbiamo sempre cercato di tamponare anche con fondi comunali a questi costi pazzi. Purtroppo anche nei comuni limitrofi la materia Tari è così antipatica, però questa è per tutti. Nel 2022 abbiamo avviato anche il centro comunale di raccolta, che è quello vicino allo stadio, no? La vecchia isola ecologica, che è un'importante novità, che è come strumento coadiuvante alla raccolta differenziata e che devo dire sta lavorando bene, permette a tutti noi di conferire fuori dal calendario settimanale
i rifiuti presso l'isola ecologica, quindi di liberarsi nei giorni non consentiti delle frazioni che magari sarebbero state ritirate dopo 2 giorni o alla settimana dopo. E anche lì abbiamo spostato, come sapete, tutti i cassonetti degli indumenti usati, dell'olio esausto, sono stati messi tutti all'ingresso perché purtroppo stavano diventando punto di abbandono da parte anche dei forestieri, e pertanto abbiamo convogliato tutto nel nuovo centro comunale di raccolta, anche perché comunque è una zona videosorvegliata e pertanto qualora a qualcuno insomma venisse in mente di continuare a perpetrare questi danni di abbandono dei rifiuti sarebbe sicuramente braccato. Vogliamo cambiare tema? Salve, buonasera. Io come lavori pubblici vorrei partire proprio dalle scuole. Come avete notato, in questi giorni è stato avviato finalmente, non senza difficoltà, il cantiere della scuola a Granata. Difficoltà che sono derivate dal fatto proprio dell'aumento dei prezzi dell'edilizia che abbiamo avuto. Infatti siamo stati costretti a fare 2 volte un mutuo per sopperire questa mancanza. C'era il finanziamento originario, era di circa 600.000 euro, e abbiamo contratto dapprima un mutuo di 140.000 euro per l'adeguamento prezzi che ci è stato imposto dalla Regione Puglia. Dopo neanche 2 mesi che abbiamo ottenuto questo mutuo, siamo costretti a farne un altro di prestito, di altri 40.000 euro, proprio perché ci è cambiato di nuovo il listino prezzi della Regione Puglia. E come amministrazione siamo obbligati a bandire con l'ultimo listino regionale. Sempre per quanto riguarda la scuola Granata, abbiamo ottenuto un finanziamento all'incirca di 300.000 euro per quanto riguarda la mensa, che prevede l'efficientamento energetico attraverso il rifacimento del solaio col pacchetto coibentante, i pannelli solari, le caldaie sempre al fotovoltaico, l'intera strumentazione della mensa, che non avrà più un'alimentazione a gas ma sarà completamente elettrica e a induzione, oltre che agli infissi, quelli di ultima generazione. Lavori, dicevo, partiranno credo entro il 15 di luglio. Comunque abbiamo già approvato il progetto, quindi dovrebbero partire a brevissimo. A breve, in questa settimana, massimo credo i primi della settimana prossima, partiremo con tutte le strade del centro urbano. Un finanziamento complessivo di 910.000 euro all'incirca e prevede il rifacimento della pavimentazione, del corso, del tratto compreso tra la banca e la fontana, diciamo, per renderci conto. Inoltre verranno asfaltate completamente via Piazza Crispieri, via Immacolata, via Collina, via del Monte, via Taranto, via Risorgimento, via Dante, e poi abbiamo anche un ribasso di gara che è stato, non ricordo se 50 o 60 mila euro, a termine dei lavori per vedere se è rimasta qualche strada da recuperare, lo possiamo utilizzare in quel senso. Abbiamo avuto anche un finanziamento di 90.000 euro per una progettazione per il dosso collinare. Infatti abbiamo da pochissimo approvato il progetto esecutivo per quanto riguarda il rischio idrogeologico, il primo step di una serie di progetti. Logicamente con questo progetto dovremo acquisire tutti i pareri delle autorità, che non sono pochi, essendo l'intera area sottoposta a diversi vincoli. Una volta che avremo questi pareri potremo chiedere il finanziamento, perché dovrebbero uscire un bel po' di soldi sia dal punto di vista regionale che nazionale per il dissesto idrogeologico. E questo progetto ci facilita al raggiungimento di questi finanziamenti, perché quanto più alta è la progettazione, il grado di progettazione su un progetto, più alta è la possibilità che te lo finanzi. Sempre all'interno, come progettazione, nell'area pignetata e cave, abbiamo ricevuto un finanziamento di 36.000 euro. Stiamo facendo, assieme a un'equipe di tecnici,
che hanno vinto questo appalto, uno studio di fattibilità sull'intera area. L'area oltre al Dosso Collinare, stiamo facendo un progetto complessivo di riqualificazione di tutto il territorio, infatti comprende sia la Pineta, il Dosso Collinare, la Cava, un'area che avevamo già approvato un progetto di fattibilità al centro del paese come punto di smistamento e di parcheggio, nonché la riqualificazione dell'intera frazione Sacrispieri. Anche qui però sicuramente a brevissimo faremo un'assemblea tematica con i tecnici per spiegare, perché è un progetto comunque molto, molto ampio, e infatti verrà diviso in macro area, perché attingere un unico finanziamento per tutto l'investimento sarebbe praticamente impossibile. Quindi suddividendolo in varie macro aree riusciamo, a seconda del tipo di finanziamento che esce o dalla regione o dallo Stato, cercheremo di attingere. Questi dovrebbero essere quelli principali. Poi anche abbiamo fatto un bel po' di investimenti per quanto riguarda l'agricoltura e le strade rurali, ma ve ne parlerà il consigliere Patrono più tardi. Buonasera. Credo che questi, gli ultimi 4 anni trascorsi siano stati gli anni più difficili per il Comune, per l'amministrazione del Comune di Fagiano, visto quello che di fatto ci ha riguardato molto da vicino. Parlo della tragica situazione pandemica e purtroppo anche della guerra, come ha anticipato l'assessore Fragnelli, che ha visto purtroppo l'azione dei servizi sociali in prima linea e un coinvolgimento totale appunto dell'ufficio con azioni più incisive, perché nessuno deve rimanere indietro. Quindi le linee di intervento e finanziamento, contributi e quant'altro per quanto riguarda le famiglie e persone in stato di disagio non è cambiato, anzi è migliorato, si è integrato con altri interventi. E mi riferisco al servizio civico comunale. Abbiamo da poco adottato un nuovo regolamento, ci siamo distaccati, come diceva Fagnelli, dall'ambito, qualche ambito purtroppo anche in questa azione non riesce a supportarci, quindi abbiamo ritenuto opportuno distaccarci, lavorare in maniera autonoma come d'altra parte abbiamo sempre fatto, e quindi abbiamo ritenuto opportuno adottare un nuovo regolamento che riguardasse esclusivamente il Comune di Fagiano, con due interventi sostanziali. Uno che riguarda l'aumento delle ISEE, da 7,5 è passato a 10.000 euro, quindi con la volontà precisa da parte di questa amministrazione di abbracciare quante più persone bisognose possibili. E poi l'aumento del contributo, che da 300 passa a 360, ritenendo che anche quel poco in più che verrà dato come contributo possa servire a far stare meglio qualcuno. Non è venuto a mancare il supporto straordinario anche per quelle famiglie che, avendo bisogno o comunque non avendo bisogno acclarato di interventi, sono stati inseriti in un piano di contributi economici appunto straordinario. Laddove si dovesse presentare necessità di aiutare qualcuno, siamo in grado di farlo. Abbiamo dal 2020 adottato la politica del reddito di cittadinanza, perché qualcuno sia stato contrario allo sviluppo di questa forma di contributo, noi come comune oggettivamente abbiamo adottato 5 progetti che tuttora sono operativi e funzionano. Questo lo dico un gran merito da parte mia e da parte di tutta l'amministrazione, perché siamo stati di esempio a tantissimi altri comuni, ritenendo quella forma non necessaria comunque in più. Ci siamo accorti invece che il reddito di cittadinanza è una formula che serve e che aiuta tantissima gente, con un prezioso ritorno in termini di lavoro, che di fatto ci fa risparmiare parecchi soldi. Pensate, se ogni cosa dovesse essere fatta tramite una cooperativa
o qualcosa del genere, quanti soldi spenderemo. Invece, grazie al volontariato, al servizio civico e al supporto lavorativo dei percettori di reddito, quanti soldi riusciamo a risparmiare, dando ovviamente il decoro che merita la nostra comunità, il nostro paese. Abbiamo continuato a tenere in piedi tutti i contributi possibili che il Comune può, è in grado di erogare, dall'assistenza economica straordinaria all'assistenza alle spese mediche, al supporto assistenza alle famiglie monigenitoriale, alle famiglie affidatarie, al disagio economico, agli interventi economici presso strutture a favore di quelle persone che hanno bisogno di essere ospitati da strutture sanitarie. Continua il contributo per quanto riguarda le locazioni e le cedole librarie. Tutto quello che c'è stato in più in questo tempo, in questo periodo, non ha fatto diminuire gli interessi verso i centri estivi e il soggiorno anziani, che puntualmente tornano ogni anno. Centri estivi che, a parte il finanziamento economico che ci deriva dal Ministero, siamo noi anche che mettiamo una quota a parte per garantire il centro estivo anche alle persone, quelle persone diversamente abili e bambini. Abbiamo deciso di spalmare il finanziamento quest'anno in collaborazione con le due parrocchie, la parrocchia di Faggiano e la parrocchia di San Crespieri, garantendo, oltre alla settimana canonica di colonie che facciamo ogni anno, anche un mese intero di centro estivo ai ragazzi della nostra comunità. Infatti dal 3 al 28 luglio saranno operativi, dal 3 al 15 a San Crispieri, dal 17 al 28 luglio a Faggiano, dal 17 al 28 luglio anche presso la scuola Scandeberg. I centri estivi, abbiamo ritenuto organizzare i centri estivi per i bambini dai 3 ai 4 anni. Nonostante le difficoltà, non ha subito alcun tipo di flessione l'organizzazione della mensa scolastica e dello scuolabus, con purtroppo e noi un aumento minimo per quanto riguarda il ticket dello scuolabus. La mensa, nonostante il caro prezzi che vi assicuro che è inciso parecchio, non c'è stata nessuna flessione, non c'è stato nessun aumento, manteniamo la barra dritta su 1,75 al giorno per un pasto completo, con le condizioni che abbiamo in cucina, attenzione, perché non abbiamo ovviamente il catering, ma a condizione propria. Abbiamo in essere una convenzione come ogni anno con la Croce Verde, che ci assicura alcuni interventi sociali e non, dal verde pubblico, gestione verde pubblico e assistenza agli anziani, e l'assistenza anche importante sullo scuolabus. Per quanto riguarda i servizi sociali, quindi il PNRR, tramite l'ambito sociale abbiamo dato fondo al progetto, appunto, PNRR, che riguarda l'autonomia, la disabilità, anziani non autosufficienti, housing first, praticamente per quelle persone che non hanno una fissa dimora ma che hanno bisogno comunque di un conforto, parliamo ovviamente di povertà estrema, e poi un supporto ancora maggiore rispetto a quello che già ci fornisce l'ambito per quanto riguarda l'ADE, l'assistenza domiciliare educativa. La settimana prossima probabilmente sarà già disponibile la procedura, perché, come stabilisce il Ministero, la dobbiamo avviare almeno la parte iniziale nei comuni per quanto riguarda la distribuzione della carta solidale, un bonus spesa di 382,50 che dovrà essere ritirata e distribuita ai cittadini del comune di Faggiano attraverso le poste. Per quanto riguarda la pubblica istruzione, l'assetto è praticamente invariato, e mi riferisco al fatto di assicurare costantemente manutenzione ordinaria e straordinaria ai plessi scolastici al fine di consolidare la massima efficienza e decoro ai nostri ragazzi, ai nostri istituti scolastici.
Forniamo ovviamente tutto l'anno il materiale di pulizia ai due plessi. Il materiale di cancelleria per tutto l'anno a scuola dell'infanzia, come naturalmente accade da molti, molti anni, quindi è un costume che ci appartiene e che vogliamo che continui ad esistere, a supportare la didattica per quanto riguarda la scuola dell'infanzia. Gli standard della nostra mensa sono standard molto alti, eccellenti. Ripeto, nonostante l'inserimento la messa da parte, la messa al bando della plastica, noi abbiamo fornito già da 2 anni forniture di piatti biocompostabili a scuola e nonostante, ripeto, l'aumento dei prezzi, il ticket mensa per un pasto completo non è assolutamente aumentato. Abbiamo supportato la scuola, le attività didattiche con la fibra durante il periodo pandemico, assicurando ai nostri ragazzi l'attività didattica a distanza. Ultimamente abbiamo fatto un acquisto per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, acquistando dei nuovi armadi, nuovi arredi, e così continueremo a fare nel tempo con lo scopo di ammodernare tutto l'arredamento scolastico dei due plessi, al fine anche di incrementare le attività sportive dei nostri ragazzi all'interno della palestra. Abbiamo provveduto anche ad acquistare del nuovo materiale sportivo che è già a disposizione e sta ed è utilizzato da parte dei ragazzi all'interno delle palestre. Per quanto riguarda le attività culturali, è rimasta alta l'attenzione verso le associazioni e le attività culturali che loro stesse, e sportive ovviamente, che loro stesse svolgono o che intendono svolgere durante l'anno. Partirà tra poco l'attività culturale estiva che ci porterà fino a dicembre. Siamo stati attori, direi così, sotto il profilo culturale per 2 anni alla BIT di Milano, che ci ha visto una forte promozione territoriale con un riscontro positivo da parte di tutti gli operatori turistici. Assicureremo anche quest'anno la ginnastica dolce per gli anziani con dei contributi che verranno erogati alle associazioni sportive che contribuiranno al benessere dei nostri meno giovani, diciamo così. Nient'altro, mi sembra di aver finito. Va bene così, grazie. Scusate, c'è stata una dimenticanza nella quello che vi ho detto prima, soprattutto per la miniera, perché abbiamo già ottenuto il finanziamento, verranno installati, sono in produzione i giochi, verrà tutta attrezzatura sportiva. Salendo per Rocca dal lato destro ci sarà tutto un percorso, abbiamo avuto un finanziamento di all'incirca 35.000 euro messo a disposizione dal Ministero, quindi ci sarà un percorso sportivo all'interno della miniera. C'è qualche intervento, qualcuno che vuole farci una domanda, un suggerimento, una critica? Vabbè, continuiamo, magari pensateci, dopo ci formulate la domanda. Allora, buonasera a tutti. Data l'assenza di domande, inizio a introdurre io un po' gli argomenti che sono oggetto delle mie deleghe. Parto un po' dalla tutela e benessere degli animali e lotta al randagismo, che devo dire la verità ha visto negli ultimi anni un intensificarsi delle attività. Questo perché, alla luce insomma, delle ultime evoluzioni proprio della vita sociale di ognuno di noi, questo ha visto appunto gli animali domestici che prima erano facevano da contorno alla propria famiglia, ha visto un po' un evolversi del ruolo degli amici a quattro zampe che sono divenuti proprio dei membri delle nostre famiglie. Quindi, proprio per questa ragione, il legislatore ha pensato bene di apportare delle modifiche a quelle che erano le leggi vigenti in materia appunto di tutela e benessere degli animali. Infatti la Regione Puglia nel febbraio del 2020 ha emanato una nuova legge regionale che andava così a
a modificare un po' quella che era la legislazione in materia di tutele e benessere degli animali e lotta al randagismo. In particolare ha previsto innanzitutto l'istituzione in ogni comune, in ogni ente, di un assessorato in materia, e devo dire la verità, questa amministrazione si è mostrata per l'ennesima volta un passo avanti, dato che aveva già pensato bene di istituire questa delega nel 2019, quando in realtà è diventato un obbligo di legge soltanto dopo, quindi nel 2020. Oltre a questo ha previsto una serie di altri obblighi a carico dei comuni. Nonostante però siano aumentati gli obblighi e le responsabilità per ottemperare alla normativa vigente per quanto riguarda i comuni, dall'altro lato però non è stato pensato, insomma, di attribuire delle risorse per quanto riguarda questi nuovi obblighi che sono sorti a carico dei comuni. Giusto per citarne qualcuno, la legge regionale del febbraio 2020, appunto della Regione Puglia, ha posto a carico dei comuni una serie di attività, quale convenzionarsi con i canili sanitari. Ovviamente in questo siamo a passo con la normativa vigente e lo abbiamo fatto. Poi ha previsto l'obbligo di convenzionarsi con dei canili rifugio. Ovviamente anche questo lo abbiamo fatto con non poche difficoltà, dato che, come ben sapete, il tasso di randagismo nel sud Italia è elevatissimo, quindi quelle strutture di canili rifugio presenti sul territorio non sono sufficienti a risolvere, insomma, ottemperare a tutte le emergenze e le esigenze che vengono da tutti i comuni del sud Italia. Quindi le strutture sono tutte sovraccaricate e sovraffollate. Proprio per questo, sempre in linea con la legge regionale, abbiamo pensato bene, come comune di Faggiano, di approvare un regolamento al fine di incentivare le adozioni di cani provenienti da cani di rifugio. Abbiamo quindi offerto a tutti i cittadini di Faggiano, estendibile anche ad altri cittadini che volessero adottare un cane dal canile, di accedere ad un rimborso spese, ad un contributo a titolo di rimborso spese di 250 euro l'anno per i primi 5 anni, proprio perché è nostra intenzione donare, insomma, la possibilità di una nuova vita ai cani rinchiusi in un canile. Ma d'altro canto non siamo, insomma, così, dobbiamo essere sinceri, anche con lo scopo di alleggerire un po' quelle che sono le casse comunali, visto che le spese per un canile rifugio gravano sulle casse comunali, insomma, per un'ingente somma. Siamo intorno ai 50.000 euro annui. Devo dire la verità, nonostante il tasso di randagismo sia in continuo aumento in tutti i comuni del sud, nel nostro comune riusciamo a mantenere più o meno invariata la presenza del numero di cani da canile. Questo perché svolgiamo un'attività intensa di prevenzione e di controllo sul territorio, quindi nei casi in cui ci sono abbandono di cuccioli o comunque di cani, riusciamo ad intervenire rapidamente cercando magari per loro un'adozione, risparmiandoci così le spese per il canile. Queste sono attività, devo dire, davvero che assorbono davvero tante risorse, e questa è una delega che condivido con il consigliere Patrono, che ringrazio. Ci vuole veramente un lavoro capillare sul territorio, però devo dire che ci stiamo riuscendo abbastanza bene. Un altro obbligo che ci impone la legge regionale è quella di convenzionarci con una clinica che ci possa fare da soccorso H24 di animali feriti. Anche in questo siamo al passo con la normativa vigente e abbiamo effettuato una convenzione con la clinica veterinaria Croce Azzurra. Devo dire, anche qui riuscendo a portare a casa un bel risultato, perché anziché convenzionarci come comune di Faggiano e sostenere dei costi maggiori, siamo riusciti ad effettuare una convenzione attraverso l'unione dei comuni di cui il nostro sindaco è presidente, in maniera tale da riuscire così a spalmare i costi sui vari comuni e far risparmiare alle casse del comune di Faggiano qualche piccola somma. Devo dire la verità, al momento la situazione cani randagi sul territorio è abbastanza sotto controllo. Quei pochissimi cani randagi che vedete liberi sul territorio sono comunque monitorati, sono risultati compatibili per la convivenza, insomma, con altri animali e con l'uomo. Sono tutti trattati con antiparassitario che abbiamo noi stessi, con i nostri fondi comunali, donato ai volontari presenti sul territorio insieme a una fornitura di cibo,
proprio perché abbiamo a cuore che loro siano in salute tutti i cittadini che si approcciano a loro e anche i luoghi che essi frequentano e che comunque poi vengono frequentati da bambini o comunque da famiglie. Quando parliamo di randagismo non parliamo soltanto di cani come molti, insomma come viene spontaneo credere, in realtà esiste un altro mondo che è sempre esistito, ma solo con l'avvento della legge regionale è stato ben disciplinato, che è la realtà dei gatti, dei gatti randagi, le cosiddette colonie feline. Queste colonie feline sono gruppi di gatti randagi, l'unico strumento che la legge mette a disposizione per la risoluzione del problema è quello lì del censimento delle colonie feline. Questo significa, in parole povere, che un cittadino che vede gruppi di gatti davanti alla propria abitazione piuttosto che in zone frequentate da cittadini, comunque in zone pubbliche, deve segnalarlo immediatamente all'ufficio competente, che nel nostro comune è l'ufficio di polizia locale. Una volta segnalata l'ufficio, sarà poi l'ufficio stesso ad effettuare un sopralluogo, accertando così la presenza di questo gruppo di gatti randagi, e provvederà l'ufficio stesso a trasmettere tutti gli atti all'anagrafe regionale e quindi all'ASL competente per territorio, in maniera tale che questi possano portare a termine l'iter e di conseguenza l'unico strumento che abbiamo a disposizione è, attraverso il censimento, accedere alle sterilizzazioni gratuite. Solo sterilizzando il maggior numero di gatti riusciamo ad ottenere nel corso degli anni un risultato utile, e cioè che più gatti sono sterilizzati, meno gatti nascono e di conseguenza diminuisce il numero di gatti randagi. Un risultato importante lo abbiamo portato a casa, stiamo ancora lavorando. Pensate che proprio l'altro giorno l'ASL ci ha mandato un report con qualche numero. Solo per Faggiano abbiamo già censito 10 colonie feline, che è un grande risultato perché fino a poco tempo fa non se ne conosceva neanche l'esistenza, e sono stati sterilizzati circa 100 gatti. Questo significa che col tempo vedremo sicuramente meno gatti in giro. Certo, per Faggiano non è semplicissimo questo lavoro, perché comunque è un paese immerso nella natura e quindi gli animali selvatici hanno tutti i comfort per poter, insomma, circolare e riprodursi. Però cercheremo, insomma, di portare a casa ancora più risultati possibili. Una piccola battuta d'arresto l'abbiamo subita nell'ultimo mese e mezzo, perché, come dicevo prima, il legislatore ci mette a disposizione gli strumenti, però poi dall'altro lato è come se non ci mettesse a disposizione le risorse, dato che ultimamente, così come per le prestazioni di noi umani, praticamente ha chiuso un sacco di ambulatori, e quindi quei punti in cui potevamo recarci a sterilizzare i gatti sono stati chiusi da un giorno all'altro. Quindi abbiamo dovuto, insomma, combattere per poter fare affidamento ad altri ambulatori, per poter accedere a delle sterilizzazioni, però capite bene che le liste d'attesa si sono allungate notevolmente e quindi abbiamo perso un po' più di tempo. Con un po' di caparbietà siamo riusciti, grazie anche all'intervento del sindaco, a convenzionarci col comune di Manduria, portando così a casa la possibilità di poter fare riferimento al sanitario di Manduria, proprio per poter continuare la nostra attività di sterilizzazione in maniera più veloce possibile e poter così rallentare il fenomeno dei gatti randagi. Io chiudo per quanto riguarda la delega randagismo, ricordando a tutti che è sempre possibile censire una colonia felina, ovviamente ritirando il modulo, facendo riferimento a qualcuno di noi o comunque rivolgendosi all'ufficio di polizia locale, e soprattutto ringraziando tutti quei cittadini volontari che si prodigano ogni giorno per aiutarci, insomma, nella gestione di questa difficile delega, proprio perché è anche l'ufficio di polizia locale, devo dire la verità, che è il nostro ufficio competente, che quando si tratta, insomma, di materia di randagismo in cui bisogna muoversi velocemente è sempre pronto a stare al nostro passo. Questo sempre perché siamo certi che solo lavorando in sinergia, quindi cittadini volontari, noi amministrazione, uffici, solo così si può portare a casa un grande risultato. Per quanto riguarda invece le attività produttive di cui mi occupo, l'occasione, insomma, si presta per ricordare a tutti i cittadini che abbiamo approvato un regolamento che prevede l'attribuzione di area verde rivolto alle attività commerciali e non solo, che volessero utilizzarle appunto per
apporci la propria pubblicità in punti magari strategici, sia nelle aree che abbiamo noi stessi individuato da allegato al regolamento, ma anche insomma siamo aperti ad altre proposte. In cambio, insomma, tutto ciò che chiediamo è che sia mantenuta quell'area, quindi nessun onere se non quello di abbellire quell'area, insomma, e poterci apporre la pubblicità, soprattutto in questo periodo in cui Faggiano è un punto di passaggio, insomma, anche a livello turistico per recarsi al mare, quindi avere la pubblicità della propria azienda in vista è sempre utile. Quindi volevo soltanto ricordare che sono ancora in tempo per poter presentare domanda ed eventualmente troveranno insomma, tutti gli allegati sul sito istituzionale. Grazie. Sindaco, due aggiornamenti gentilmente. Come sta la questione del campo sportivo, di cui non si è parlato, no? E il centro direzionale, anche qui bisogna capire com'è. Poi, quindi questi due aggiornamenti e poi una raccomandazione, quella di verificare se può esserci una regolamentazione che diventa pericoloso. Io sto frequentando molto di più la sera quando torno da Taranto, perché quando finisce il pit 6 è inevitabile che per bypassare i due semafori, quindi si utilizza quella strada interna della zona industriale che va a finire alle spalle dell'officina di quella struttura ricettiva, e c'è un pericolo tremendo lì sulla San Giorgio Bussano. Credo che lì, prima che succeda qualcosa, vada regolamentata. Rispondo dopo. Diciamo soltanto che c'è stato un intervento, una richiesta da parte di Nicola, il sindaco probabilmente da casa non hanno sentito, due chiarimenti circa il centro direzionale, il campo sportivo, aggiornamenti e la segnaletica, la viabilità nella zona industriale, delle spalle della baronia. Risponderà dopo il sindaco. Buonasera a tutti. Vado ad approfondire alcuni punti, che qualcosa è stato già toccato dall'assessore Reggi, con cui condivido la delega all'agricoltura, e dall'assessore Ro, con cui condivido la delega al randagismo. Per quanto riguarda l'agricoltura, sono iniziati da qualche settimana i lavori per l'impianto di depurazione delle acque reflue nella zona, per intenderci, del cimitero, ad andare verso le strade provinciali, verso Taranto, insomma, Taranto, Pulsano San Giorgio. E lì praticamente si snoderà, a partire dal nostro impianto di depurazione attualmente esistente, un impianto per circa 3 km su entrambi i lati, che consentirà agli agricoltori che hanno dei fondi delle campagne in quelle zone di poter attingere all'acqua insomma dal nostro impianto. Quindi l'acqua praticamente domestica che noi produciamo non verrà più sprecata, ma verrà depurata dal nostro depuratore e smistata nelle varie campagne ed utilizzate appunto per scopi irrigui, che credo che sia insomma una grossa mano per chi ormai soprattutto in questo periodo di cambiamento climatico, no? C'è sempre più necessità d'acqua, quindi poter attingere all'acqua dagli nostri impianti credo sia molto utile. È un progetto in cui con l'assessore che seguivamo da diversi anni, finalmente i lavori sono iniziati, hanno subito soltanto una piccola pausa in quanto c'è stata una variante in corso d'opera, siamo in attesa dell'approvazione della variante dal consorzio di bonifico di Sornare e Tale, e poi i lavori continueranno. Poi abbiamo partecipato a uno dei tanti finanziamenti a cui facciamo domanda per cercare insomma di attingere fondi, ad un bando con 250.000 euro per poter rifare delle strade rurali. Siamo in attesa insomma di esito, speriamo insomma nella buona riuscita. E mentre inizieranno durante l'estate i lavori per il rifacimento del manto stradale di una strada attualmente sterrata sulla Faggiano-Pulsano, per intenderci la strada che poi porta alla zona Contrada Palumbo, quindi la zona dove ci sono numerosi fondi cittadini di Faggiano, quindi quella strada verrà asfaltata.
siamo in attesa anche dell'esito da parte della Regione Puglia per quanto riguarda le domande fatte dagli agricoltori per la donazione per la siccità, per la calamità naturale del 2022, quindi ha chiesto subito danni alle colture dovute alla siccità. E a breve la Regione dovrebbe dare l'esito sui fondi assegnati al Comune, quindi chi ha potuto, chi ha fatto domanda nelle modalità corrette attingerà insomma a dei fondi. Mentre è aperta una ricognizione diciamo, da parte della Regione Puglia per quanto riguarda il 2023 per verificare se ci sono stati dei danni a causa dell'eccessiva piovosità insomma, per la molta acqua che ha fatto in questi, negli ultimi mesi, soprattutto nel mese di giugno. Per quanto riguarda invece il randagismo, ha toccato un po' di tutto l'assessore, quindi non vado giusto ad approfondire qualcosina. Volevo anch'io ringraziare i volontari che ci danno una grossa mano sul territorio, un rapporto che abbiamo voluto instaurare con loro, proprio perché riteniamo che il rapporto tra cittadino ed ente sia fondamentale per il corretto svolgimento delle attività che noi andiamo a svolgere. Naturalmente fare tutto a pagamento con enti privati, con cliniche private non è semplice, quindi ci danno una grossa mano anche loro. Noi cerchiamo di dare la nostra collaborazione, rifornendoli come possiamo, magari dai croccantini per i randaggi o per quanto riguarda gli antiparassitari per i cani che stazionano in paese, che naturalmente stanno a contatto poi con nei punti che noi giornalmente viviamo. E quindi volevo ringraziare insomma loro. Abbiamo implementato il numero di cestini per la raccolta delle deiezioni canine nel paese, e anche se talvolta registriamo qualche danneggiamento da parte di qualcuno che insomma si diverte a danneggiare, non comprendendo che è un bene della comunità che viene meno, non è insomma un bene del comune ma è di tutti noi, no? E quindi insomma abbiamo comunque implementato il numero di cestini e insomma ne approfitto per sollecitare le persone che posseggono dei cani a sfruttarli e a raccogliere le deiezioni, perché insomma è un fenomeno increscioso chi non raccoglie insomma le deiezioni. Un lavoro insomma che facciamo quotidianamente, soprattutto per quanto riguarda il controllo del territorio, se monitoriamo, c'è un lavoro molto silenzioso, non tutti magari lo vedono, però che ci consente appunto di risparmiare soldi pubblici. Vi faccio un piccolo esempio: siamo arrivati forse a circa 30-40 cuccioli che abbiamo fatto adottare grazie ad associazioni, grazie ai privati cittadini, cani che altrimenti sarebbero rimasti in strada, quindi immaginate 30 cani in più sul territorio, oppure sarebbero finiti in canile, quindi con una spesa che già è abbastanza ampia. Quindi riuscire a far adottare questi cani significa non ritrovarci insomma sul territorio. Nulla, non voglio prolungarmi, va bene così. Se ci sono domande, se no... Scusa, per quanto riguarda i cani, per chi maltratta, perché non interviene il comune? Per chi maltratta? Perché viene chi ha il cane adattato alla fine e non è permesso dalla legge. Sì. Poi c'è gente che io litro di continuamente le vaschette dell'acqua, e c'è una legge 159 che obbliga sicuramente ai commercianti di tenere le vaschette dell'acqua. Gente che la scuota, io tutte le mattine mi devo alzare per riempire, ho litigato, faccio anche noi con quelle del tappaccino, che grazie all'intervento di Alfredo non si è mai carabinieri, perché si mette l'acqua e poi getta la scheda, e non più l'acqua finita. Allora ti rispondo io, per quanto riguarda la prima... Allora sì, per chi non avesse sentito insomma perché il cittadino
Pellegrino non ha il microfono, lui diceva quali sono praticamente i mezzi per poter intervenire in caso di maltrattamenti agli animali, poi chiedeva, faceva riferimento a una legge che obbliga le attività commerciali a tenere l'acqua, giusto? Soprattutto nel periodo estivo. E hai fatto qualche altra domanda o queste due? Chi ha i cani legati, no? Legati. Cioè, allora, la legge che vieta. Allora, sì, per quanto riguarda i maltrattamenti, intendiamo quelli fisici, non mi riferisco alla catena, sì. Ovviamente un vigile, sempre su segnalazione, su input del cittadino, può intervenire, però è chiaro che nel momento in cui arriva il vigile e non becca, diciamo così esplicitamente, in flagranza, il cittadino che maltratta il cane, non può avere la presunzione di condanna e quindi dire hai maltrattato il cane, purtroppo deve vederlo per poterlo sanzionare, questa è una. Per quanto riguarda invece il maltrattamento riconducibile alla catena, è vero che c'è una legge che prevede l'obbligo, anche noi stessi con l'approvazione del regolamento abbiamo richiamato l'obbligo di legge, che prevede appunto l'obbligo, il divieto, scusami, di tenere il cane legato alla catena. In questi casi noi stessi abbiamo ricevuto in passato qualche segnalazione e siamo intervenuti. Purtroppo non riusciamo ad entrare nella proprietà privata. Se ci arriva qualche segnalazione, sicuramente come abbiamo fatto in passato, andiamo ad accertarci che effettivamente ci sia quella catena e comunque interveniamo. In caso contrario, senza segnalazione, di tizio e caio diventa difficile per noi, insomma, andare a controllare presumibilmente in qualche appartamento, in qualche campagna, se c'è qualche cane legato. Quindi su segnalazione ti posso garantire che è già stato fatto in passato e siamo andati ad accertarci, insomma abbiamo portato avanti la causa, però senza la segnalazione ci risulta abbastanza difficile. Per quanto riguarda l'acqua, sì, è vero che è raccomandabile, insomma, che le attività commerciali tengano almeno la vaschetta d'acqua per gli animali, insomma, che sono di passaggio, soprattutto nel periodo estivo. È chiaro che qui ci si affida un po' alla sensibilità di ogni attività, nel senso che io capisco che c'è anche tanta gente un po' esasperata, perché tante volte vogliamo aiutare gli animali, ma mi accorgo che lo facciamo male, nel senso che ci sono tante persone, magari anche di passaggio da altri paesi, che vogliono sfamare i cani, buttano buste di plastica in mezzo alla strada pieno di cibo di ogni tipo, e quindi che il cane non mangerà mai, ma che hanno contribuito a rovinare il decoro urbano e a sporcare le vie che poi devono essere pulite da personale, insomma, che devono togliere energia ad altri per pulire quello. Quindi capisco che magari le attività che in un impeto così di rabbia prendono la vaschetta e la buttano sono un po' portate all'esasperazione da tante situazioni. È chiaro che cogliamo l'occasione, insomma, per risensibilizzare nuovamente tutti, insomma, a tenere un po' d'acqua per quelle povere anime, insomma, che soffrono il caldo, che dovessero passare, avessero bisogno di un goccio d'acqua fresca. Perché io ogni giorno, sì, fatto magari c'è la maschetta per i gatti che sono nel buco, sì, che affidiamo. Magari, ecco, io mi affido tante volte ai volontari, no? Chiedendo loro di lasciarli magari possibilmente in posti strategici in cui non danno fastidio a nessuno, ma nello stesso tempo servono, insomma, per fare del bene agli animali. Quindi magari metterla in un sito. Metterlo magari in un punto che possa dare meno fastidio possibile. Sì, magari se c'è, capito, c'è una casa abbandonata, quindi diciamo lì non dà fastidio a nessuno, magari davanti all'attività commerciale può dare un po' più tra virgolette di fastidio. Ogni due persone cambia la schede, io porto a mangiare i cani sulla casa e pulisco il tuo terra ai cani che stanno lì. Magari fossero tutti come te, Angelo. Purtroppo c'è anche chi, Antonio, scusami, purtroppo c'è anche chi non pulisce. Purtroppo, ripeto, magari ci fossero più cittadini come te, lui è uno di quelli che tanto si prodiga, insomma, per gli animali. Quindi facciamo di nuovo la stessa raccomandazione. Magari cerchiamo di trovare il giusto compromesso tra chi ama gli animali e giustamente vuole sfamarli e vuole dar loro un goccio d'acqua in questo periodo in cui le temperature, insomma, non lasciano molta tranquillità agli animali, e chi magari ha un'attività commerciale, capisco che magari ci entra il cittadino, c'è un gruppo di randaggi terrorizzato, insomma si vengono a creare delle situazioni, incresciose, insomma cercheremo di affidarci al buon senso di tutti. Nicola. Grazie.
Arriva lì, guarda. giusto per rispondere all'amico Nicola, il campo sportivo stanno continuando i lavori da parte del Taranto Calcio, hanno già riqualificato gli spogliatoi e la casa del custode, sono già terminati i lavori. Sta iniziando a fare la semina per quanto riguarda il campo sportivo, quindi l'altro giorno c'è stato l'acquedotto che è venuto a fare il sopralluogo per poter... Hanno già smutato l'acquedotto e hanno installato l'acqua perché era propedeutica per il continuo dei lavori che devono fare. Quindi stanno continuando i lavori per quanto riguarda lo stadio. Ancora non è chiaro, non è chiara nemmeno da parte dello stesso gestore del campo quale sia il fine, perché lui è che una cosa è chiara, quello di far fare gli allenamenti e scuola calcio a Faggiano. Non è ancora chiaro il fatto dello Iacomone per fare le partite la domenica. Quindi non appena ci dirà qualcosa lo potremo divulgare alla cittadinanza. Centro direzionale, siamo stati in regione un po' di mesi fa con l'assessore Vergine per chiedere di poterlo alienare, perché capite bene che dopo aver espletato tanti bandi, alla fine non possiamo tenere questo centro direzionale così abbandonato a se stesso. E naturalmente alienare un bene comunale è la cosa più brutta, è la cosa che si fa proprio quando non c'è più nulla da fare. Sono intervenuti in questo frangente due grosse aziende del territorio della provincia di Taranto che hanno fatto dei sopralluoghi per il centro direzionale. Quindi non appena avremo contezze che ci daranno risposte di quello che è la loro intenzione, vedremo come da farsi, sempre parlando di project financing naturalmente. Dopodiché se anche queste due aziende che sono venute a fare i sopralluoghi dovessero non dare buone notizie, siamo costretti ad alienarlo. Per quanto riguarda invece la segnaletica che davanti a Bibliotech, se ho capito bene Nicola, proprio l'altro giorno ho fatto... Non parlo di segnaletica perché non sono... Sicurezza stradale. Che sia un problema. Sì, sì, infatti proprio l'altro giorno ho fatto un incontro di comandante per segnalargli soprattutto in questo periodo, il grande traffico che persiste proprio davanti a Bibliotech. Quindi si è fatta una mappa, quindi il comandante sta vedendo come fare per sistemare quella zona. Nel frattempo abbiamo comunque sistemato un po' di sparti traffico nella zona industriale, davanti a Roline, davanti a Moncafè, davanti all'officina, abbiamo fatto degli sparti traffico che erano propedeutici perché stavano accadendo un bel po' di incidenti stradali, quindi con il comandante, che devo dire, hanno fatto un gran bel lavoro, sempre la situazione l'abbiamo risolto. Voglio informarvi anche che sono previsti due rondò che deve fare la provincia. Uno riguarda la strada che da Faggiano dal cimitero porta al maneggio, che poi esce sulla San Giorgio Pulzano, là abbiamo dato anche l'ok come consiglio comunale nell'ultimo consiglio, perché quella ricade nella zona di Faggiano. E l'altro rondò è quello che vede la zona Troccoli, Faggiano San Donato, San Giorgio Pulzano, quindi la provincia farà questi due rondò. Ci sono altri interventi? Sollecitazioni? Io volevo fare soltanto un piccolo passaggio in riferimento al fatto che molto spesso ci sentiamo dire con un avanzo di amministrazione di 3,8 milioni, perché non fate questo intervento piuttosto che un altro intervento? Perché non pensate alla facciata della chiesa o qualsiasi altra cosa insomma venga in mente casa mia. A un cittadino? E quando si parla di un avanzo di 3,8 milioni non significa che il comune apre il cassetto, tira fuori 3,8 milioni. Innanzitutto il fatto che un comune chiuda in avanzo di amministrazione e non in disavanzo segnala uno stato di salute dell'ente. I 3,8 milioni poi vengono ripartiti in tante piccole sottosezioni. Non sono soldi liquidi, ma fa parte del patrimonio dell'ente, ci fa parte anche gli incassi che ci saranno. Ci sono un sacco di fondi
perché l'ente deve, per, secondo la nuova legislazione, accantonare tanti piccoli salvadanai per ogni esigenza. Quindi il salvadanaio per i mancati incassi dei tributi, il salvadanaio per le liti, per i contenziosi, il salvadanaio se si paga in ritardo, il salvadanaio per le società partecipate, le eventuali società partecipate dell'ente e tanti altri piccoli accantonamenti, perché mettere da parte un po' di soldini per le evenienze che ci saranno, se ci saranno, previste però dalla legge, non mette a rischio il bilancio. Quindi non tutto si può fare, anche perché molti fondi sono destinati, hanno un vincolo specifico, e non si può mettere soprattutto mano a quello che non rientra nel patrimonio dell'ente. Per esempio, qui la facciata della chiesa, non c'è un limite, no? Tra quello che è il potere temporale e il potere dello Stato. Quindi non si può intervenire oltre, anche perché ci sono dei limiti imposti dalla Corte dei Conti, quindi non si possono mettere i soldini in un salvadanaio che non rientra in quello del comune. Questo giusto per sfatare qualche piccolo mito. Senta. Avvicinati, Nicolò. No, avvicinati. Come fa un altro comune che non ha tutti questi salvadanai e non ha un avanzo di amministrazione di questa misura? Allora, l'amico Nicola chiedeva come fanno gli altri comuni che magari non dispongono di questi salvadanai o di questo stato di salute. Intanto purtroppo sono degli obblighi che con la nuova riforma della contabilità, proprio perché i comuni andavano in default, il legislatore ha equiparato la cosa pubblica all'azienda privata, perché pertanto così come all'imprenditore dice fai gli accantonamenti, fondi, mettiti da parte il salvadanaio, lo dice anche al comune. Prima si potevano spendere i soldi delle opere pubbliche per la spesa corrente, per comprare la carta, poi l'opera non si finiva, ma quell'opera non è stata mai terminata, i soldi se li sono messi in tasca. Questo non può accadere più oggi. Prima si cadeva in contenziosi anche per espropri di milioni di euro che hanno messo in ginocchio tanti comuni, perché non si accantonavano bene anche le parcelle degli avvocati, quindi non si prendevano i giusti impegni. Ci sono comuni che purtroppo anziché chiudere in avanzo, chiudono in disavanzo, e ogni anno anziché applicare ai bilanci gli avanzi, gli risparmi dell'anno scorso, io dicevo che l'anno scorso abbiamo applicato risparmi del 2021 per 230, quest'anno i risparmi del 2022 sul bilancio 2023 di 90.000, quindi ogni anno riusciamo noi ad applicare, ma ci sono comuni che partono già con un piede dietro perché aprono il bilancio con disavanzo, quindi copriamo i debiti degli anni prima e non riescono poi ad applicare questi risparmi. Purtroppo anche loro soggiacciono ai vincoli della normativa e anche loro sono tenuti a farsi questi salvadanai anche se non hanno la disponibilità, quindi molto spesso vanno in disavanzo proprio per questi obblighi. Ecco perché è così importante partire da un gradino un po' più alto, proprio per non cadere, non sopperire in queste necessità. Bene, se non ci sono interventi ci avviamo alla chiusura di questa assemblea, ringraziando soprattutto chi ci ha seguito e facendo un appello a ci sta seguendo su Teletrio, che per noi, lo ribadisco, è importante avere un'interlocuzione dal vivo, democratica, perché per le amministrazioni è importantissimo questo. Volevo, prima di concludere, fare un grandissimo ringraziamento ai miei amministratori. Come avete potuto sentire in questo anno, ma non solo in questo anno, c'è stato e ci sarà un grande lavoro da parte di tutti. Guardate, loro trascorrono più ore al comune che a casa. E ringrazio anche i due consiglieri che per il lavoro che loro svolgono, mi riferisco a Gianni Campa e a Claudio Zaccaria, che è un lavoro che li trattiene tante ore al giorno al lavoro che loro svolgono. Nonostante tutto ciò, loro quando hanno un attimo di tempo libero passano dal comune per tenersi informati e per mantenere, diciamo, vive quelle che sono le loro deleghe.
Quindi veramente io ringrazio di cuore questi amministratori e dico, l'ho sempre detto, continuerò a dirlo, che sono un sindaco fortunato, da Pino Giannese che cura il cimitero come se fosse casa sua, le buche, Alfredo Vergine, lavori pubblici, Piero Grassi, Maria Iro, Mattia Patrone, quindi persone che stanno dando in questi anni l'anima pur di portare il nostro paese sempre ad avere quel piglio in più, da sentirsi soddisfatti, e la nostra soddisfazione viene proprio dalle persone da fuori che vengono nel nostro comune a godere del parco giochi e a dirci: guarda, Faggiano è un paese dove si sta bene, dove dire l'isola felice forse è dire troppo, però io credo di poterlo dire. Quindi questa è la grande nostra soddisfazione, ma questo viene fuori da un grande lavoro svolto dagli amministratori, ma un grande lavoro svolto anche da tutti gli uffici, perché se un'amministrazione va a 100 all'ora è chiaro che anche gli uffici lavorano tanti. Quindi veramente un grazie di cuore ai miei amministratori e agli uffici comunali. Prima di chiudere, un piccolo passaggio. Noi ci avviamo all'ultimo anno di amministrazione e nell'ultimo Consiglio Comunale abbiamo approvato il DUP, che è il documento unico di programmazione, dove è previsto anche il programma elettorale, dove va presentato ai cittadini quello che è il programma di mandato e quelli che sono gli step che un'amministrazione ha, diciamo, inizio campagna elettorale, ha detto ai cittadini che ha promesso di fare. Quindi noi come programma elettorale, diciamo, l'abbiamo completato tutto, nonostante manchi ancora un anno alla fine della legislatura. Le uniche due cose che non avevamo ancora ottemperato, e lo abbiamo fatto, è quello di cercare di dare una bella sistemazione al calvario, e quindi abbiamo dato incarico ad un architetto competente in materia di ristrutturazioni e riqualificazioni che ci sta facendo un progetto. Quindi capite bene che avendo in mano un progetto diventa più facile poter accedere a eventuali finanziamenti. E l'altra cosa riguarda la piazza di San Crispieri. Là, permettetemi di spendere due parole in più, noi per quanto riguarda la piazza di San Crispieri, come tutti quanti sapete, l'ho detto tante volte, in occasione della campagna elettorale, 4 anni fa, avevamo partecipato a un bando di rigenerazione urbana insieme a San Giorgio Ionico, che prevedeva la sistemazione della piazza e la pavimentazione dell'intera area davanti alla chiesa, al castello e alla piazza stessa. Cosa è successo? In quel bando stiamo ancora in graduatoria, però è venuto fuori il PNRR e il governo ha inteso rifare il bando per quanto riguarda la rigenerazione urbana, e noi abbiamo ripartecipato con il comune di San Giorgio e il comune di Montegliasi, proponendo ancora una volta il ripristino, la riqualificazione dell'area di San Crispieri. Ci siamo resi conto che in quel bando sono stati, diciamo, avvantaggiati quei comuni che si trovano in particolari situazioni. Mi riferisco ai comuni del Foggiano, ai comuni del Napoletano, loro hanno avuto già i finanziamenti. Chiaro è che anche là stiamo in graduatoria, però ci siamo guardati un po' in faccia come amministratori e abbiamo deciso che non possiamo più aspettare altri bandi per riqualificare soprattutto la piazza, e abbiamo dato incarico anche per quanto riguarda la piazza di San Crispieri a un tecnico che possa farci un progetto da presentare alla comunità di San Crispieri e vedere se con fondi nostri oppure accedendo a un mutuo possiamo riqualificare quell'area. Quindi queste erano le due cose che mancavano, diciamo, dal nostro programma elettorale. Lo abbiamo espletato e quindi diciamo che anche su questo fronte ci sentiamo soddisfatti di aver ottemperato a quelli che sono quello che è stato, diciamo, il nostro programma elettorale. Quindi naturalmente noi restiamo sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento, qualsiasi visione di atti e documenti che trovate sul comune.
ma troverete gli amministratori sempre a disposizione. Grazie ancora per la partecipazione, grazie a Teletrio e viva Fagiano, viva la nostra comunità.